Amici del Bellessere, buonasera, benvenuti a Mod'Arte, la 12ª edizione. Potete essere generosi con i due maestri di ballo, di tango. Questa sera la prima di una serie di esibizioni che ci regaleranno davvero di altissima qualità. Buonasera ancora, è l'evento moda della Confartigianato, l'evento fashion della Confartigianato in uno scenario meraviglioso, all'insegna di modernità, tradizione, innovazione. Ci saranno tanti ingredienti in questa serata, tutti all'insegna del Made in Rimini. Sapete, in passerella le aziende del territorio che proporranno le loro creazioni. Lo scenario è quello che conosciamo, quindi siamo pronti per cominciare. Io vedo qualche faccia di ometto disorientato, non vi preoccupate, c'è Patrizia Deitos. Buonasera a tutti, buonasera. Patrizia, ciao, buonasera, ben trovata. Cesare, ben ritrovato. Che eleganza, cominciamo all'insegna della grande eleganza questa sera. Grazie Patrizia, modella, indossatrice, showgirl, veramente. Facciamo anche un applauso a Cesare Trevisani, grazie. Perché è Patrizia, che dire, guarda che scenario meraviglioso. Meraviglioso, una serata fantastica, non è neanche troppo caldo, quindi stiamo veramente bene, una leggera brezza. Vogliamo ricreare questa sera un'atmosfera come nelle sfilate di collezione, quelle in cui gli ospiti, gli spettatori possono ammirare le collezioni in ogni minimo particolare. E poi vorrei anche ricordare che quest'anno ci sarà una novità, ovvero il Temporary Showroom, da domani mattina alle 9.30 qui all'interno del Grand Hotel, nella sala Tonino Guerra, saranno esposte le collezioni che vedrete sfilare questa sera. Potrete incontrare da vicino gli stilisti e gli imprenditori per potersi confrontare con loro. L'emozione è già dentro di noi, perché per noi, per tutti noi, questa sera una serie di aziende hanno creato veramente delle cose magnifiche che vedremo da qui in avanti. E il filo conduttore di questa sera sarà appunto il tango. Sarà animato da una bravissima coppia di ballerini che abbiamo appunto appena ammirato. Si tratta dei maestri di tango argentino Deborah Mazza e Alan Spotti, che rivedremo ancora nel corso di questo spettacolo. Abbiamo anche un'altra novità da preparare, che abbiamo preparato per voi quest'anno, laggiù in fondo, illuminate, non nascoste ma presenti, attente. 12 bellissime giornaliste che alla fine di ogni sfilata ci daranno un loro pensiero su quello che hanno visto, e quindi con attenzione seguiranno tutto ciò che accade durante la sfilata. Quindi siamo pronti per cominciare, però introduciamo il contenuto anche importante che propone questa serata, e quindi chiedo all'assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, Jamil Sadegolvad, di raggiungermi. Ci incontriamo qui a metà strada, grazie per la sua presenza questa sera. Allora, facciamoci una promessa tutti quanti. La parola crisi, questa è la prima e unica volta che la pronunciamo questa sera. Nemmeno la pensiamo, ok? Ok. Quindi, diciamo, è una serata nella quale trarre degli spunti positivi, perché il dinamismo delle imprese si propone in queste occasioni e diventa arte, creazione. Sì, il dinamismo delle imprese, ma anche di un'associazione di categoria come Confartigianato, che dimostra con questi eventi di essere al fianco delle imprese. Non più tardi di un mese e mezzo fa eravamo in piazza per un evento dei panificatori, oggi siamo qui per essere al fianco delle imprese legate alla moda, uno dei settori, sappiamo, tradizionalmente vanto del sistema economico italiano, ma in particolar modo del nostro sistema provinciale riminese. Credo sia importante quello che sta facendo Confartigianato, un momento difficile, non diciamo altro, ma credo che questi eventi dimostrano anche come le imprese vogliono continuare ad andare avanti, ad investire. È bello anche il coinvolgimento dell'Università di Bologna, della sede di Rimini. A volte non lo si sottolinea abbastanza, ma noi abbiamo a Rimini il corso di laurea in costume e moda. Un investimento che è stato fatto negli anni passati, credo lungimirante, perché noi sappiamo che solamente con ricerca e innovazione possiamo vincere la sfida con mercati concorrenti che puntano, come dire, sulla quantità e magari su una qualità inferiore. Noi continuiamo su questa strada, che credo che possiamo, come dire, in prospettiva avere dei risultati positivi. Bene, grazie, buona serata anche a lei, buon proseguimento. Patrizia, Cesare, cominciamo. Torna sempre qui con vengo, me. Vengo. Tu non hai i tacchi, quindi puoi fare avanti e indietro un po' di più, vero? E anche per altri, bene che mi muova. Entriamo nel vivo della serata, annunciamo appunto in ordine di uscita le nuove collezioni di Chélie Abbigliamento Donna,
Poi avremo Gilda Sancisi, stilista donna total look. Vittorio Ceccoli con i suoi gioielli. Coin con l'intimo e i costumi mare. D'arte, borse e accessori dipinti a mano. Moretti Moda, abbigliamento donna. Università degli Studi di Bologna, Campus di Rimini, corso di laurea in culture tecniche del costume e della moda. Andrea Amadei, pellicceria. Poliarte, centro sperimentale di design di Ancona. E l'atelier Luciana Torri, sposa e cerimonia. Ricordiamo anche una cosa importante, che dietro di noi ci sono professionisti che stanno lavorando sodo, in particolare gli acconciatori della Confartigianato che stanno già lavorando da qualche ora, per la verità, metteranno le modelle a puntino per essere apprezzate al meglio anche le creazioni. Sono Paolo Modiva da Rimini, Luciana e Cinzia da Spadarolo, le stanze di Manu da Villa Verucchio, tutte insieme con il loro staff, ma più tardi ve le presenteremo anche, direi che loro si meritano il primo applauso, perché sono là dietro che stanno lavorando davvero sodo. E un ringraziamento anche agli sponsor di questa sera, che però vedremo nel dettaglio più avanti, ma l'applauso più grande va a Confartigianato di Rimini, che ha organizzato questa bellissima serata. Bene, lo spettacolo cominci. Molto bene. Cesare, noi ci dividiamo, ma per poco, e per poi, poco, poi ci ritroviamo. Assolutamente. È il momento di Chely, stile, indipendenza, praticità e classe, senza tempo. In ognuna di queste parole, come in ogni abito Chely, c'è una donna e la sua vita, i suoi sogni, le sue scelte, le sue passioni e le sue emozioni. Signore e signori, buona visione. Before you go,
that's alright. I told you that no matter what you did, I'd be by your side. Cause I'm a ride or die, whether you fail or fly. Push it, at least you try. Borkovic. Allora ripartiamo da qua, dalla tribuna stampa. Io vi presento la prima ospite, Lina Colasanto, giornalista della Voce di Romagna. Quindi abbiamo guardato con attenzione. Vieni vicino a me. Accogliamola con un applauso, è elegantissima. Lina, che cosa ti è piaciuto particolarmente? Lisa si contraddistingue per la ricerca nei materiali, ha lavorato moltissimo sulle sete e anche gli altri, ad esempio cotoni, e, anche ha lavorato anche molto sulle stampe, la stampa animalier, la resa moderna, contemporanea e anche molto femminile e meno aggressiva. E anche il tubino, per dire, un abito nero, ha lavorato sul dettaglio, una schiena ricamata in pizzo, maniche rouge, e sicuramente vuole raccontare una donna che ha voglia di giocare, e, sia con un abito da sera ma anche di giorno con una camicia particolare. Perfetto, recensione perfetta, grazie a Lina Colasanto. E allora Patrizia, passiamo, eccoci, alla prossima sfilata. Eccoci qua, Cesare, è il momento di Gilda Sancisi. Quando l'arte si diluisce con la seta, nasce una collezione sofisticata e senza tempo. I dipinti della designer diventano le stampe della collezione e si è subito immersi in una dimensione eterea e preziosa. In passerella per voi, Gilda Sancisi. Thank you.
Signore e signori, Gilda Sancisi. Complimenti, bellissima, davvero. Che meraviglia, che meraviglia. Davvero bravi tutti quanti. Allora, il prossimo giudizio è di Francesca Magnoni di Radio Icaro. Che cosa ti ha colpito? Ma devo dire tutto, perché all'eleganza e anche alla classicità di alcuni capi che hanno quasi un sapore antico, questa artista, perché è anche una pittrice, ha saputo coniugare l'originalità di queste tele così impreziosite dalle sue pitture, dove ha saputo catturare questi fiori quasi impalpabili, quindi la natura su queste tele di seta, quindi anche così preziose, sono davvero originali. Quindi grande eleganza, ma anche grande classicità, grande veramente capacità di, come posso dire, di una linea molto pulita, quindi dove l'eleganza naturalmente c'è, perché quando la linea è così pulita, insomma, l'eleganza c'è. Benissimo, grazie. Allora Patrizia Incalzanti, il ritmo ci insegue, quindi passiamo alla prossima proposta. È il momento di Vittorio Ceccoli, Jewelry. Le sue creazioni nascono di notte, quando il mondo fuori sembra fermarsi e le cose scivolano lente e ovattate. Vittorio Ceccoli, designer di bijou contemporanei, interamente fatti a mano, la cui ispirazione è la natura nelle sue varie forme. Orchidee gioiello, api, serpenti, collier e lucertole braccianello, tra artigianalità e haute couture, danno vita a una vera e propria foresta di creazioni. Per voi in passerella, Vittorio Ceccoli, Jewelry. J'ai pris en photo
applauso per gli stilisti Vittorio Ceccoli e Beatrice Rossi. Davvero complimenti. Complimenti anche dalla tribuna stampa, dove con tanta attenzione Donatella Filippi del Resto del Carlino ci racconta che cosa ha visto. Direi originalità, prima di tutto, gioielli che sono capaci di vestire, e questo già mi sembra una dote non da poco. Il braccialetto che diventa anello è, direi, un'idea eccezionale, e questa è l'innovazione di questo artista. Bene, complimenti davvero, Patrizia. Posso fare sfilare anche l'abito che indosso, perché non l'ho ancora detto, ma è di Luciana Torri, secondo me è davvero meraviglioso e merita almeno una piccola passerella, così ci incontriamo al centro. Prego Cesare. Che meraviglia davvero. Perché adesso... vorrei lasciare la parola a te, che sei l'esperto, devi spiegarci perché Confartigianato organizza una serata così bella come Modarte. Ti lascio la parola. Beh, la domanda è semplice. Confartigianato organizza da 12 anni questa iniziativa. Chi l'ha seguita sin dall'inizio si ricorda che la prima edizione si svolse proprio qui al Grand Hotel, poi alla Darsena, poi in Piazza Tremarti, ora di nuovo qui in questo scenario meraviglioso. Certo, organizzare serate non è il mestiere prevalente di Confartigianato, nel senso che il mestiere prevalente è fornire dei servizi, assistenza sindacale alle imprese, migliaia di imprese associate, però un'associazione moderna, innovativa, dinamica capisce che deve fare delle cose per aiutare le imprese a stare sul mercato, soprattutto quelle che investono in innovazione, in creatività, che lavorano sul territorio, che fanno del Made in Rimini una carta vincente. Quindi un'associazione moderna e innovativa capisce queste cose e si mette al loro fianco, le accompagna verso un percorso anche con strumenti commerciali innovativi. Questo è il motivo per cui Confartigianato fa queste cose, particolarmente vicina quindi a chi opera con risorse creative, con dipendenti e comunque investimenti che ricadono proprio sul territorio. Quindi direi che ci vuole un applauso, perché è veramente il segnale di una innovazione dal punto di vista delle associazioni di categoria. Adesso, mentre Patrizia è nel backstage, sta facendo il suo cambio d'abito, vedremo delle cose meravigliose, tocca a me presentare la prossima sfilata. La prossima azienda è Coin. Energia, musica, contaminazioni, entertainment sono gli elementi racchiusi nel claim del department store italiano Smart Shopping. Coin è presente nei principali centri storici italiani, propone un'esperienza multi-brand e multi-category ed è un punto di riferimento per tutti coloro che fanno shopping nel centro storico. Signori, Coin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had. Oh, I love.
La lingerie di Coin ed ora Coin Moda Mare. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Moda Mare, Coin Lingerie, grazie. Ringraziamo il direttore Guido Gervasi di Coin. Parola a te, Cesare. Eccoci, ah, ci sono i fan di Coin. Hai visto? Qua la tribuna, la zona è molto calda, Patrizia. Bene, allora, Giorgia Bertozzi, Nuovo Quotidiano, tanta femminilità. Sì, molto, veramente con dei piccoli particolari, si riesce ad essere elegantissimi anche con pochissimo addosso, effettivamente il vedo non vedo, diciamo, unito al raso, è stato veramente una bella sfilata di intimo. Molto bene, grazie a Giorgia, allora continuiamo con il nostro ritmo. Ed ora in pedana le borse d'arte, raffinate creazioni che trasmettono colori e sorrisi. È il risultato dell'incontro di persone con formazioni ed esperienze professionali diverse, che desiderano far emergere le risorse positive di soggetti svantaggiati, dando ad essi un'opportunità di lavoro attraverso la cooperativa sociale Insieme. Per voi le borse d'arte.
le borse d'arte. Chiamiamo l'art director Deborah Branchi. Avete notato appunto che la trasformazione in quadri, di quadri in borse, un'opera pittorica dipinta su tela, quindi un pezzo unico, tradotto in un prodotto di moda. L'idea è nata dalla bellezza di alcuni quadri creati da soggetti svantaggiati in un atelier di pittura, dove nel tempo sono emerse le loro grandi capacità espressive che valicano il disagio per incontrare la poesia. Quindi un grande applauso a te e al bellissimo progetto che state portando avanti. Grazie, grazie. Cesare. Davvero, davvero un grande significato al di là della bellezza e della creatività espressa. Lucia Lombardi del mensile Rimini Inn. Bene, grazie. Direi che la cosa che emerge più di tutto è il gesto artistico borderline che si fa accessorio prêt-à-porter. E la cosa meravigliosa è vedere che il supporto, quindi la tela utilizzata dagli artisti, viene declinata in varie forme e impreziosita da elementi, abbiamo visto mannici in cuoio, ed è molto bello vedere anche le varie forme che hanno dato a queste tele. Grazie, davvero, complimenti. Adesso Patrizia, ci incontriamo a metà strada. Così faccio sfilare anche l'abito di Coin, perché giustamente... Là, che eleganza, complimenti a Coin. Avevo anticipato che c'erano tanti sponsor per questa serata e inizio io ad elencarli. Sì, vai. Provincia di Rimini. E anche il comune sempre di Rimini. Sempre applausi questo è per tutti gli sponsor, perché senza gli sponsor la serata... Non si fa. Camera di Commercio di Rimini. Uni Rimini. Banca Popolare dell'Emilia Romagna. La Banca Malatestiana. E ancora la Banca di Rimini. Fraer Leasing. Irfa Confartigianato. Banca Carim. Con la collaborazione di Università di Bologna, Campus di Rimini, Zone Moda. E poi certo il Grand Hotel di Rimini. Vi ricordo una cosa importante: al termine di questa serata il giardino ci attende con un buffet offerto dalla Confartigianato di Rimini. E la regia e il cast sono stati curati dall'agenzia Freelance Fashion di Bologna, ma ora proseguiamo con il programma che è davvero molto molto ricco. Cesare, io ti lascio e vado altro a fare abito, un ulteriore cambio d'abito. Molto bene, grazie Patrizia. Allora, ora 40 anni di stile, 40 anni di stile made in Italy, stile e ricerca, alta qualità al servizio delle donne di ogni taglia. Piero Moretti by Moretti Moda. Ma prima c'è una sorpresa, l'uscita di Deborah Mazza e Alan Spotti con ancora un bel richiamo al tango. Buon divertimento. Credo negli angeli ma frequento l'inferno, colgo occasioni così senza necessità, sono la Venere che risorge dal niente, non conosco più la mia vera identità, leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno, fuochi in estate per noi, nuove ritualità, suona un'armonica ma nessuno la sente, e già piove sull'età. Così
fingers through my hair. 8. Touch me. Slowly. Slowly. 7. Hold it. Let's go straight to number 1. Through my hair. Touch me. Let's go straight to number 1. Moda in passerella, con me il titolare Andrea Moretti, ma vorrei fare anche un saluto particolare al fondatore Piero Moretti, che è seduto qua alla mia destra. Lo facciamo alzare, un applauso, complimenti davvero, grazie. Cesare, la parola a te. Complimenti davvero anche dalla tribuna stampa. E allora continuiamo con le nostre osservazioni. Alessandra Leardini lavora al settimanale Il Ponte e al mensile Tutto Rimini Economia. Bene, direi che l'aspetto che mi ha colpito di più di Moretti, delle sue linee, è la ricerca dei tessuti molto pregiati e poi delle stampe, dei motivi floreali, insomma ideali per una donna che vuole vestire in maniera romantica, vuole sentirsi comoda, perché sono linee molto morbide, diciamo, quindi adatte anche per chi non veste una 42, però insomma vuole essere elegante, raffinata. E poi questa esplosione in alcuni abiti, abbiamo visto, di blu, di verde, che ricorda molto anche il nostro mare, il territorio, quindi un'azienda che esporta molto all'estero, però senza dimenticare le origini. Bene, grazie davvero Alessandra, puntuale. Tutte donne, avete visto le nostre giornaliste, visto Patrizia con quale rigore osservano. Mamma mia che eleganza, mamma Abito mia. Amadei.
un applauso. Un'anticipazione di quello che verrà dopo. Io sto qui con te, però il momento delle interviste è tuo, vieni con me, sentivo anzi la mancanza. Ci mettono ogni anno più lontani, sempre più lontani. Porca miseria, davvero. Allora, inviterei qui in pedana Maurizio Temeroli, segretario generale della Camera di Commercio di Rimini, e Barbara Bonfiglioli, vicepresidente di Unirimini. Ecco, Maurizio Temeroli così può accompagnare Barbara Bonfiglioli, perché insieme a loro è bene anche un po' ragionare su alcuni punti che abbiamo affrontato questa sera. Direi di partire con Barbara Bonfiglioli. Il bell'essere, l'università, questa meravigliosa città, una miscela quasi magica. Sì, un legame fortissimo che trova le radici anche nel neonato Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, che raccoglie e accoglie al suo interno proprio le parole chiave del territorio, quindi salute, benessere, moda, bell'essere. È un legame che vuole rafforzarsi e vuole diventare sempre più importante proprio per creare un dialogo, una sinergia, una collaborazione anche, proprio una collaborazione sinergica che faccia crescere il campus di Rimini e il territorio insieme. Quindi il campus è una realtà importante, sono veramente tanti studenti, i corsi di laurea in moda sono importantissimi, ma sono 19, li ricordo, i corsi di laurea che sono presenti al campus di Rimini, quindi una realtà molto importante che si sta interfacciando con il territorio in maniera veramente forte. Bene, grazie. Fra poco vedremo anche l'esito di questo meraviglioso lavoro. Dalla moda, dalla creatività, alla concretezza a cui è chiamata la Camera di Commercio, che trae però da serate come questa lo spunto per guardare al domani con un po' di fiducia in più. Sì, direi che questa è una di quelle serate in cui appunto la fiducia è di casa. Le imprese che sono qui questa sera e anche quelle che non sono qui ma che operano in questo settore si distinguono per essere imprese creative e innovative, cioè le due miscele più importanti per essere competitivi, e quindi direi la cosa più importante. Volevo ricordare alcuni numeri che però sono importanti. Noi nel nostro territorio abbiamo circa 450 imprese che producono confezioni, abbigliamento, accessori, calzature tra imprese e sedi distaccate di queste imprese. Quindi una realtà economica importantissima che contribuisce in maniera decisiva alla nostra economia e alla nostra occupazione. Peraltro imprese che stanno esportando tutti gli anni di più e che quindi danno garanzia anche per il futuro di stabilità e di continuità. Questo ovviamente è molto importante. Molto bene, grazie ad entrambi, buon proseguimento di serata. Vedete che se li andiamo a cercare ci sono degli spunti positivi e degli spunti di fiducia. Patrizia, siamo ormai a metà della nostra serata. Esatto. Ed ora la nostra rassegna sta per proseguire con un'uscita molto particolare, proposta dagli studenti dell'università. Si tratta di lavori svolti nell'ambito dei corsi di laurea Zoni Moda che presentano 6 tangos, una collezione di 6 outfit che rappresentano 6 diverse declinazioni del ballo argentino: l'androginia, la costrizione, l'abbandono, il colore, il selvaggio e l'attesa, in collaborazione con l'atelier Luciana Torri e Chely. Thank you.
qui con me la coordinatrice del progetto, Cristiana Curreli. Avrei bisogno del mio fonico con il microfono per poterla intervistare un attimo. Andrea, che è qua. Grazie mille. Vorrei chiederti come è nata l'idea di questo progetto e vorrei chiederti anche in che cosa si differenzia da quello dell'anno scorso. Allora, quest'anno ci è stato dato un tema che era quello del tango e noi, per dare un po' di diversità, abbiamo pensato di declinarlo, quindi abbiamo fatto un lunghissimo periodo di progettazione per capire cosa va dentro il tango, non soltanto il ballo, ma quindi il fatto che nasce dall'attesa, dal fatto che c'è questa costrizione, doversi unire ad un uomo, l'abbandonarsi, il ritrovarsi, quindi abbiamo provato a declinare un po' sei abiti in sei diverse visioni del tango, piuttosto che fare soltanto una visione unica. E di diverso dall'anno scorso e dagli altri anni c'è che di solito noi facciamo del restyling sugli abiti delle aziende consorziali. Invece quest'anno ci siamo detti, ma proviamo a farli noi, anche se in realtà il corso di laurea non prevede proprio dei corsi di confezionamento e modellistica. Penso che ci siate riusciti egregiamente, sì, che ne dite? Ci siamo riusciti egregiamente. Tanti complimenti, grazie. 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 Passo la parola a Cesare. Sì, davvero tanto stupore nel vedere questi lavori partoriti da un lungo pensiero e tanta opera degli studenti del corso di laurea. Milena Zicchetti del mensile La Piazza. Beh, cosa dire? Innanzitutto i ragazzi possono competere con le grandi firme, veramente molto bravi. E è uscita un'interpretazione del tango veramente molto originale e stravagante, direi di sì. Bene, complimenti anche quindi dalla tribuna stampa. Patrizia. Andrea Amadei, pellicciaio da generazioni, dal suo atelier, dove l'eleganza contraddistingue da sempre un design esclusivo, fornisce la propria esperienza sia a clienti privati che a ditte di alta moda. Creazioni artigianali dal look ricercato in cui sentirsi sempre a proprio agio, vivendo nella vita come in un film, dove le uscite sono frammenti di tempo che si susseguono in un crescendo di emozioni. Amadei firma anche il bellissimo abito che sto indossando in questo momento, come vi avevo anticipato prima, in passerella per voi, Andrea Amadei. All that glitter and all that gold won't buy you happy. And you've been bought and sold, riding wild horses you can't control. With all your glitter and all of your gold, take care of your soul, take care of your soul. Such a chore, you're gonna need them more than ever before.
all that glitter, all that gold. Per voi Andrea Amadei con le sue meravigliose pellicce, grazie, complimenti davvero. Bene, lasciamo accompagnare ancora l'ultima modella che sta rientrando verso il backstage, complimenti davvero ad Andrea Amadei, ancora quest'anno pellicce morbide, quasi estive da quanto sembrano leggere. Lucia Renati, Icaro TV. Buonasera Cesare, buonasera a tutti quanti. Andrea Amadei pellicerie, che dire, davvero bellissime, ci ha portato quasi a Cortina per un attimo. Tutta la solidarietà nostra alle modelle che hanno sfilato con addosso le pellicce. E la pelliccia è un capo versatile, può essere sbarazzino, e l'abbiamo visto portato con i jeans o con i pantaloni in lurex, oppure elegantissimo, e abbiamo visto le pellicce lunghe per esempio. Ecco, Andrea Amadei è riuscito perfettamente a raccontare le due anime di questo capo intramontabile, quindi tanti complimenti. Bene, grazie Lucia. Volevo fare un appello, volevo fare un appello. Allora, ho commesso il gravissimo errore di venire col mio fidanzato, che una volta era lì e poi non c'è più. Allora, secondo me nel backstage con le modelle, se lo vedete riportatemelo. Vabbè, dopo i costumi da bagno, posso darmi un'idea. L'appello l'abbiamo, mamma mia, anche i fuochi adesso ci fanno compagnia. Vedi, ha prodotto anche fuochi d'artificio il tuo fidanzato. Allora, io mi avvicino a questo centro della pedana perché adesso arriva un momento molto importante. Non so se è il momento giusto perché vedo fuochi che partono, mentre adesso c'è bisogno di molta concentrazione, perché dietro al backstage si sta preparando Patrizia Deitos che ci canta una canzone, Sailing. Io guardo la regia per chiedere se è il caso di continuare con la canzone, visto i fuochi che ci accompagnano. Andiamo avanti. Andiamo avanti, Patrizia, coraggio, Sailing. Ci proviamo, perché con i fuochi d'artificio non mi era mai successo. Ma c'è sempre una prima volta. Well, it's not far down to paradise. At least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just to wait and see. Believe me, it's no far to never, never land. It's easy to pretend. And if the wind is right, you can find a joy of innocence again. Hold the canvas, can do miracles, just to wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I've always heard we could be. Just the wind and the wind to carry me, and soon we'll be free. Fantasy, it gets the best of me when I'm sailing. Oh, caught up in the reverie, every word is a symphony. Would you believe? Thank you.
be. Just the wind on the wind should carry me, and sooner we'll be free. Però non è male la cornice dei fuochi d'artificio, non ci sta male, non ci sta male. Back to sanity, at least it's not for me. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. All the canvas can do miracle, just to wait and see. Believe me. Brava Patrizia, mamma mia, bravissima, avete visto che professionista di grandissima qualità, anche con i fuochi d'artificio ha ragione lei, e ha ragione lei perché i fuochi d'artificio che ci continuano ad accompagnare hanno dato un tocco anche poetico a questa meravigliosa, meravigliosa canzone. Vi dicevo all'inizio che certe parole forse ogni tanto per qualche serata ce le possiamo anche dimenticare, perché è importante anche sognare, e questo è un luogo che del sogno ha fatto veramente una grande icona. Pensate quanto di casa, quanto c'è di riminesità e quanto c'è di Federico Fellini in questo posto. Allora Federico Fellini da 20 anni non è più con noi, però quest'anno abbiamo tante scadenze da ricordare legate alla sua storia. Pensate, nel 1973 esce a Marcord, quindi 40 anni fa. 70 anni fa Federico Fellini sposò Giulietta Masina. 60 anni fa uscì il film I Vitelloni. 50 anni fa uscì 8 e mezzo. Insomma, un genio straordinario che quest'anno, 2013, compie da 20 anni la sua scomparsa, ma credo che un applauso possa legare anche questi straordinari successi che il maestro ci ha regalato. Pensate a quanto ha sognato quest'uomo, quanta riminesità c'è in tanti suoi film. Ebbene, non un metro di pellicola è stato girato a Rimini. Pensate con quale capacità e con quale creatività è riuscito a trasferire con la sua maestria tanto della nostra città. E allora un po' di sogno ancora vorrei trasferirvi. Facciamo un salto indietro, 140 anni fa. Immaginate di percorrere Viale Principe Amedeo, di arrivare in fondo dove c'è la fontana dei quattro cavalli. 140 anni fa nasceva il Kursaal. Allora fate mente locale, il Teatro Galli, facciata neoclassica. Pensate di imbattervi alla fine di Viale Principe Amedeo in un immobile straordinario. Aveva una facciata di 73 metri che quindi si incontrava, era proprio qui davanti a noi, tre piani, una sala da ballo di 180 metri quadrati. Si festeggiava tutta la notte al Kursaal e gli after hour sembravano una novità. Adesso invece festeggiavano tutta la notte al Kursaal. Ho detto una sala da ballo di 180 metri quadrati, è veramente una 40.000 metri quadrati di parco intorno. Vi facevano le corse anche di motociclette e di automobili qui davanti al Kursaal. E Federico Fellini, i suoi film, ricordate, ha quasi riunito Grand Hotel e Kursaal insieme nelle sue scene. Adesso siamo arrivati ad un prossimo appuntamento, una prossima uscita.
ho cercato di, così, di farvi percorrere un viaggio all'indietro. Ora vediamo un altro contributo molto importante di questa serata. Infatti è il momento di Poliarte, istituto di alta formazione di Ancona, che ci presenta un omaggio alle atmosfere italiane anni 40, ispirato alla sartoria d'alta moda e al vasto patrimonio della ritrattistica dei grandi musei. Nero assoluto e plissé soleil, il tutto lumeggiato da broccati d'oro, danno alla collezione Poliarte un perfetto equilibrio tra arte, sartoria e gusto. Per voi in passerella, Poliarte. My life, just go where the wind blows. Here comes, he caught my eye, and we made love to the moonlight. Just go where the wind blows. I know. For a perfect pair. Oh.
dell'Istituto Poliarte, in rappresentanza del gruppo degli studenti secondo fashion di Poliarte, appunto, abbiamo Giovanni Biagiola e Fabio Rustichelli. Complimenti, grazie. Bene, complimenti davvero. Anche in questa occasione abbiamo potuto vedere come l'opera degli studenti, o comunque di coloro che imparano un mestiere al fianco delle imprese, si esercitano e direttamente propongono in uno scenario così meraviglioso delle creazioni di questo livello. Allora, grazie Antonioli, Alta Rimini, Radio Bruno. Buonasera, dici bene, studenti che studiano anche la storia, perché abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, abbiamo rivissuto le atmosfere degli anni 40, molto belli, tutti molto leggeri questi abiti, le ragazze sembravano quasi volare, ci è piaciuto molto. Bene, grazie a Antonioli. Patrizia, io vorrei fare due chiacchiere con te, perché intanto ti volevo chiedere, ti era davvero mai capitato di cominciare una canzone e di sorpresa i fuochi d'artificio? Mai, ma devo dire che è stata una bella esperienza e secondo me l'effetto finale, anche se non erano proprio a tempo, diciamolo, però è stato divertente. Cosa dite? È stato tremendo? No, è stato bello. Anzi, ha dato un tocco in più alla, alla serata, ma io ho anche riflettuto su una cosa. Questa è una serata importante, l'inizio dell'estate. Certo, solstizio quindi... d'estate, lo festeggiamo adeguatamente, quindi anche con i fuochi d'artificio. Patrizia, è un'estate di lavoro che comincia bene con questa serata. Che cosa ti aspetta? Lo scorso anno eri reduce da un paese lontanissimo. Quest'estate dove ti porterà? Guarda, quest'estate in tanti posti diversi, però tutti in Italia, tante cose in Romagna, e questo mi dà una grande gioia, perché vuol dire che comunque c'è tanto, c'è movimento e c'è voglia di fare. E poi per la prima volta mi sono lanciata con il mio pianista e col mio gruppo in un progetto discografico, e quindi usciremo fra 15 giorni con il primo disco, finalmente. Mamma, brava, complimenti. Non posso usare quella parola, però in un periodo così, mi metto, c'è poco lavoro, sfruttiamolo per fare qualcosa di creativo. Poi mi direte, andate a cercarlo poi su iTunes e mi direte se vi piace. Ok. Davvero complimenti e in bocca al lupo per questa... Grazie. Speriamo, incrociamo le dita, perché veramente la mia, la nostra, perché non sono da sola, sono con una band di musicisti professionisti che hanno lavorato duramente su questo progetto. Allora, tu hai avuto il privilegio, dal mio punto di vista, di essere dietro al backstage. Credo che sia frenetico il lavoro dei parrucchieri, delle modelle, per i cambi d'abito. Stiamo preparandoci a una sfilata molto importante. Devo dire che i parrucchieri sono stati veramente bravi, perché non so se avete notato, non è semplice, perché il cambio fra un'uscita e l'altra è realmente un minuto, due minuti, riescono a trasformare totalmente le acconciature delle modelle. Quindi ancora un applauso ai nostri acconciatori, davvero. E adesso ci aspetta una uscita davvero straordinaria, affascinante tutti gli anni. Patrizia, lascia a te la presentazione. È il momento dell'atelier Luciana Torri di Rimini, abiti da sposa. Modelli esclusivi in tessuti preziosi per vestire non la bellezza semplicemente, ma la bellezza della felicità. E quindi stile, originalità, professionalità sartoriale sono il loro punto forte per trasformare in realtà il sogno di ogni sposa. In passerella per voi, Atelier Luciana Torri. Sposerò perché mi sai comprendere, e nessuno lo sa fare come te. Ti sposerò perché hai del carattere, quando parli della vita insieme a me. E poi mi attiri, sai, da far paura, fra il bianco e il nero dell'abbronzatura. Ti sposerò perché ti piace ridere, e sei mezza matta proprio come me. Cosa? Sposerò perché, per esempio, so che del pallone sei tifosa.
necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Atelier Luciana Torri, un grande applauso. Bellissimo, come sempre Luciana, complimenti. Anche l'abito che sto indossando è del tuo atelier, perché tu fai anche cerimonia. Certo. Grazie, grazie Luciana. Complimenti, complimenti davvero anche per questa sfilata dell'atelier Luciana Torri. Un'emozione sempre vedere gli abiti da sposa sfilare in passerella. Ne parliamo con Elisabetta Zandoli di Teleromagna. Infatti volevo proprio dirti che penso di interpretare il pensiero di tutte le donne qua in sala dicendo che questa è stata la parte veramente più emozionante della serata. Direi quindi quando la tradizione sposa la modernità. Ho apprezzato tantissimo la ricerca del dettaglio abbinata veramente a uno sfarzo, però sempre, anzi mai noioso, direi abiti per principesse moderne. Davvero, davvero. Grazie Elisabetta, grazie mille. Patrizia. Abbiamo parlato prima dei nostri parrucchieri che hanno curato le acconciature con tanta attenzione, quindi moderni, accurati in ogni uscita, eleganti, però rimangono sempre nel backstage. Invece quest'anno li vogliamo in passerella tutti, quindi titolari e staff. Iniziamo con Paolo Modiva di Rimini, tutti tutti fuori, e poi continuiamo, è certo, tutti fuori, momento di Luciana e Cinzia di Spadarolo, grande Luciana, e per finire le stanze di Manu di Villa Verucchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 6 hanno fatto questo lavoro. Complimenti, davvero. Grazie. Davvero un'opera e una prestazione di grande professionalità. Anche qui il territorio in vetrina. Complimenti anche da questa zona. E allora vogliamo rendere merito a questo lavoro parlandone con Anna Sokuchanova di VGA Rete 8. Belle queste acconciature. Veramente belle, complimenti, anche perché dietro queste acconciature così elaborate, così raffinate, c'è un duro lavoro, veramente complimenti di nuovo a tutti. Ecco, questa sera direi che il leitmotiv è stato la femminilità. Abbiamo visto interpretare una donna raffinata, una donna accurata, una donna anche romantica. Negli ultimi anni eravamo abituati a vedere un look molto più naturale, invece finalmente ritorna la donna più femmina. Bene, bene, grazie Anna. Allora, anche dalla tribuna stampa, questo era l'ultimo appuntamento, le abbiamo volute tutte donne, le giornaliste questa sera della tribuna stampa, allora facciamo loro un grande applauso, grazie davvero e complimenti per la puntuale professionalità con la quale hanno sottolineato le uscite di questa sera. E caro Cesare, siamo giunti al gran finale, poi andremo tutti per chiudere in bellezza questa serata intorno al buffet. Infatti il tempo questa sera è volato, il fascino del Grand Hotel, la bellezza dei look e l'eleganza delle modelle e non ultimo il fascino del tango. A tutti voi buona visione. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalao para el querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer?
es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras ni me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las veo coquetonas por las calles, con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de piplo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso, nena, no hagas caso de este loco que no asienta más el coco y olvida tu metejo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Caro Cesare, questo era il gran finale, un grande applauso. Presentiamo una per una a questo punto le modelle e che ci diranno anche lo stilista che indossano, l'abito che indossano. Allora, io sono Daro e lo stilista è Cesare Pacciò. No. Un grande applauso a Daro che è un po' emozionata, Rebecca Percoin, la nostra bella Leona per... D'arte, borse d'arte, d'arte. Camilla per questo bellissimo vestito, suggerimento. Poli arte. Vai Cesare. Comincio da questa parte. Io così ti aspetto qua al centro. E il mio vestito è di poliarte. Da Sara, adesso raggiungo questa meraviglia invece all'estrema destra. Giordana, e il mio vestito non lo so. Dicemelo voi.
Allora, diciamo solo il nome delle modelle a questo punto. Facciamo loro un applauso allora, intanto, perché forse le abbiamo ricordate poco, ma sono bellissime e bravissime. Io sono Ilaria e sto vestendo un vestito di Gilda Ancisi. Complimenti. Io sono Valentina. Con un abito di Piero Moretti. Io sono Alessandra. Aiutaci tu. Alessandra, questo non possiamo non sbagliare. Gaia per Amedei. Amedei Pellicceria, Gaia, bravissima. Arriviamo al centro, eccoci qua. Qui proprio non ti puoi sbagliare. No, direi di no. Atelier Luciana Torri. Luciana Torri. Silvia, e ho un abito dei ragazzi della scuola dell'Università di Rimini. Bravissima. Patrizia, dobbiamo ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa serata che ormai indubbiamente fa parte della migliore tradizione riminese. Abbiamo chiuso con il solstizio d'estate, con i fuochi d'artificio e con la luna piena. E quindi naturalmente partiamo dalla Confartigianato di Rimini che ha organizzato questa serata. Il Grand Hotel di Rimini. Il Grand Hotel, ringraziamo in particolare la direzione e lo staff per l'ospitalità e la preziosissima e professionale collaborazione. Grazie. Ringraziamo anche tutte le modelle e i maestri di tango, Deborah Mazza e Alan Spotti. Bravissimi, davvero. Gli acconciatori di Confartigianato. Ringraziamo ancora tutte le aziende di moda che hanno sfilato questa sera. Naturalmente gli sponsor, le istituzioni. E le nostre giornaliste della Tribuna Stampa, bellissime anche. L'agenzia freelance di Bologna che ha curato il cast artistico e la regia. E poi ancora Altereco che ha curato service audio e luci. Immaginazione per le grafiche e gli allestimenti. E poi ancora Teleromagna per le riprese televisive. E lo studio Paritani per il servizio fotografico. Ma la serata non finisce qui, come abbiamo detto prima. Vi ricordo intanto un appuntamento domani mattina. La sala Torino Guerra dalle 9.30 ospiterà le creazioni che avete potuto vedere questa sera, per poterle vedere più da vicino, incontrare gli stilisti e scambiare con loro e approfondire le conoscenze. La trasmissione televisiva che è stata registrata questa sera nel corso dell'estate sarà riproposta dalle televisioni locali, lo potrete anche seguire sul sito internet della Confartigianato. Ma ora, Patrizia, è arrivato il momento di brindare. Siamo proprio alla fine, seguiamo le modelle verso il giardino per un ricco e magnifico buffet offerto ai graditissimi ospiti dalla Confartigianato di Rimini. Questa sera celebriamo appunto l'inizio dell'estate e Confartigianato si augura che per voi sia splendida. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie Cesare. Grazie Patrizia, complimenti, buona estate.